Ci siamo? No, cerchiamo di rimanere nei tempi. Allora, io mi chiamo Carmine Russo, sono membro del consiglio direttivo ICPM e niente, sono qui a presentare il nostro carissimo relatore Vincenzo Vitale, che si occupa, che è cofondatore di Sei Ventures, che è una società dedicata allo sviluppo di hub di innovazione nelle varie aree interne dell'Italia, con l'obiettivo di promuovere imprenditorialità e sostenibilità. Quindi il titolo dell'intervento lo possiamo leggere, PMI Next, accelerare l'innovazione con start-up interne. Prego. Sì, buongiorno a tutti. Come diceva il dottore, la mia esperienza parte dal mondo delle start-up, dal mondo della finanza innovativa, e da una decina di anni più o meno che ci occupiamo di questo. E oggi parliamo di un approccio che abbiamo testato e validato all'interno delle aziende, principalmente le piccole e medie imprese del territorio, e che quindi riguarda proprio come riuscire a far sì che un'azienda possa innovare con continuità, seppur di piccole dimensioni e con risorse scarse. Ogni grande innovazione inizia con una piccola intuizione. La domanda è: come possiamo coltivare l'intuizione? Quindi, diciamo, come si può lavorare all'interno del nostro sistema affinché si possano favorire la creazione di idee di innovazione. Affronteremo anche un nuovo concetto di innovazione. Prima si è parlato di innovazione, almeno ho ascoltato gli ultimi 10 minuti, ma si è parlato di un'innovazione che è tecnologica. Ora invece andremo ad affrontare il concetto di innovazione, ma innovazione come modello di business. Quindi come possiamo fare delle cose, magari non per forza tecnologicamente innovative, ma in modo diverso. Quando pensiamo all'innovazione, pensiamo dei luoghi ideali in cui si fa innovazione. E se andiamo a guardare un dato, che è la capitalizzazione delle 5 aziende americane degli Stati Uniti, con la capitalizzazione delle prime 5 aziende europee, vediamo che c'è un livello enorme, cioè c'è un multiplo di un fattore 7 tra le prime 5 e le altre 5. Le motivazioni sicuramente sono varie. Sicuramente c'è un mercato dei capitali che è totalmente diverso rispetto a quello europeo, però c'è una differenza anche nelle aziende. Il primo dato che risalta sicuramente all'occhio è che le aziende UE hanno una media di età di 83 anni. Mentre invece se andiamo su quelle che sono le 5 top aziende degli Stati Uniti, hanno una media di 37 anni. Ma secondo me questo non è l'elemento principale di differenza. Non lo so, lo chiedo a voi, per voi qual è l'elemento maggiormente differenziante? Vi viene in mente qualcosa? L'accesso ai capitali sicuramente è un elemento differenziante. Io non l'ho messo al primo posto, ma magari al secondo. L'innovazione sì, però intesa come innovazione, come mindset, come approccio. Le 5 aziende degli Stati Uniti sono nate tutte come startup. Che significa però nascere come una startup? Cioè che significa avere l'approccio da startupper? Ho elencato quelle che sono una serie di atteggiamenti che noi ritroviamo all'interno delle nostre startup che le quali condividiamo, diciamo, la quotidianità: accelerare la crescita. Loro nascono con l'obiettivo di crescere più rapidamente possibile, quindi di scalare più rapidamente possibile.
nascono con un approccio di apprendimento continuo, quindi interpretano e leggono tutti quelli che sono i feedback dall'esterno per poter migliorare sempre di più, ad esempio, i servizi che offrono verso i clienti. Nascono con una costante apertura verso l'esterno. La startup sa dal primo giorno che per crescere ha bisogno di capitali terzi. Quindi, che cosa fa? Il suo approccio è un approccio di trasparenza verso l'esterno, perché sarà sicuramente votata alla ricerca di capitali. Abbracciano il cambiamento. Quindi quello che magari è la staticità dell'azienda classica, tradizionale, è totalmente ribaltato nel mondo della startup. La startup sa che oggi sta offrendo un servizio. Quel servizio magari sta risolvendo in qualche modo un problema in quel momento, ma può cambiare l'indomani, il giorno dopo. Accettano il fallimento. Il fallimento fa parte della cultura della startup. Lo dicono un po' quelli che possono essere tutti magari i grandi fondatori delle grandi aziende americane, no? Si parla spesso del concetto di fallimento. In Italia invece il fallimento viene nascosto, non viene raccontato, non è un'esperienza che è giudicata positiva. Hanno un'attenzione enorme alle risorse umane. Nel momento in cui io so che devo una startup sta nascendo, fa bootstrapping per definizione, quindi risparmia il più possibile. Nel momento in cui si trova ad assumere una persona, quell'assunzione è fatta in un modo davvero meticoloso, perché quella persona magari oggi è un operativo, domani è un commerciale e il giorno dopo sarà il social media manager. Questo per dire cosa? Che l'approccio che si ha nel mondo che deve avere un dipendente all'interno del mondo delle startup è un approccio estremamente proattivo. E se uno non riesce a individuare delle risorse in questo modo e quindi non a valorizzare realmente il capitale umano e sceglierlo in un determinato modo, quello può essere l'elemento che definisce la sopravvivenza o meno di una startup. E adotta un pensiero analitico. L'azienda tradizionale è semplice misurarla, noi la misuriamo sul fatturato. Quindi sappiamo che in base a delle vendite, in base a un fatturato, noi riusciamo a capire se le performance, la faccio breve ovviamente, se le performance di quell'azienda sono positive, sono negative. La startup invece molto spesso arriva a fatturato dopo qualche anno. Se immaginiamo i fondatori di Google, non sapevano come avrebbero fatto soldi i primi 2 anni. Cioè nel senso loro ricercano delle metriche che sono totalmente diverse dalle metriche tradizionali e quindi diventano estremamente analitici in tutto ciò che succede all'interno del percorso di crescita della startup. Ma il tema è che molto spesso noi lavoriamo a delle innovazioni marginali e invece dovremmo, secondo me, osare di più e lavorare su delle innovazioni vere. Il tema è che qual è lo scenario dell'innovazione attualmente in Italia? Cioè come siamo messi? Allora, l'Italia, per una ricerca di InnoSystem, è il 24esimo posto su 37 paesi analizzati per innovazione. Ovviamente il concetto di innovazione fa riferimento a diverse cose, ecosistemi dell'innovazione, formazione dei dipendenti, capacità di generare spin-off e innovazioni e brevetti da parte delle aziende. È al 32esimo posto su 37 per ecosistemi dell'innovazione. Io ho fondato un incubatore d'impresa, ho fondato su Avellino, poi l'abbiamo replicato su Benevento e stiamo allargando su scala nazionale. E ogni volta che parliamo di incubatori, ce ne sono tanti, ma in realtà non ce ne sono abbastanza. Ce ne vorrebbero ancora di più. E il 15,5% delle PMI investono in formazione contro un 19,7% della media europea. L'Emilia Romagna al primo posto come tra le aziende con maggiore vocazione all'innovazione è al 76esimo posto sui paesi analizzati come regione di innovazione. Quindi diciamo siamo un po' indietro. E poi uno degli ultimi dati, il 6% delle PMI investe su progetti con intelligenza artificiale, il 7% invece è la media europea delle aziende che investono in progetti con l'intelligenza artificiale. Quindi questo per dire che cosa? Che lo scenario nel quale operiamo non è roseo, non è sicuramente uno dei scenari che dal punto di vista del contesto favoriscono l'innovazione. Quindi come possiamo cambiare lo scenario italiano? E qui andiamo un po' in quella che è stata l'approccio che noi abbiamo avuto nelle aziende per portare delle innovazioni. Le PMI ovviamente costituiscono, inutile dircelo, il cuore del tessuto economico
italiano, però è difficile da immaginare che una PMI possa fare delle innovazioni in maniera continua e costante. Io vi dico, dal mio punto di vista, il buon 60% degli start-upper che vengono all'incubatore, che vogliono fondare una start-up, sono dipendenti di aziende e che hanno individuato un problema all'interno dell'azienda nella quale lavorano e secondo loro hanno una soluzione che può portare a una sostenibilità economica di quella idea. Quindi dico, noi abbiamo decine di dipendenti a quali forse non trasferiamo il mindset giusto per trasformarli come innovatori, per non dire che forse vengono proprio scoraggiati all'interno delle aziende nel interrogare il business aziendale e proporre delle soluzioni. Quindi che cosa abbiamo fatto? Il primo, entriamo in azienda. Questo, diciamo, è un po' una serie di azioni, qui ve le metto in premessa, poi dopo le approfondiamo, di tutti i vari step che noi facciamo all'interno delle nostre piccole e medie imprese. Per identificare piccola e media impresa, è un'azienda che almeno ha dai 5 ai 10 milioni di euro di ricavi, quindi che ha un C-level, quindi in qualche modo ha managerializzato minimamente l'azienda, ha dei processi ben strutturati e che magari è un'azienda giovane dal punto di vista di l'età anagrafica degli imprenditori o come approccio, e che praticamente si trova in una situazione di crescita di fatturato. La prima cosa è definire il concetto di innovazione, perché molto spesso quando chiedete a un imprenditore che cos'è per lui l'innovazione, molto probabilmente vi risponderà come ricerca e sviluppo, quel materiale, quel macchinario. E invece per noi il concetto di innovazione proprio sta nell'innovazione intesa come modello di business. Se pensiamo a Nespresso, Nespresso non ha inventato una macchinetta che vi permette di fare l'espresso a casa. Quella magari è una piccola tecnologia di un qualcosa che già esisteva, che è stata abilitante, ma ha creato un nuovo modello di vendere il caffè. Ma così chiunque, se noi andiamo, prendiamo Uber, che è una del Uber non è che ha inventato un'app che ti consente di prenotare il tuo taxi in maniera efficiente, ha cambiato il modello. Ha detto, voi oggi hai bisogno di una licenza per essere tassista, io prendo la licenza, abilito una serie di persone a fare questo lavoro. Quindi per dire che le innovazioni principali, se le vediamo, sono quasi tutte innovazioni di modello di business, che però poi alla base, sì, magari si dotano di tecnologie importanti, però quelle tecnologie sono più abilitanti che invece l'essenza dell'innovazione stessa. Quindi si inizia con un concetto di definizione dell'innovazione, il mindset, e proprio il linguaggio. Noi pensiamo che il mondo delle start-up e il mondo delle aziende comunica con difficoltà proprio perché hanno dei linguaggi diversi. Ci è capitato diverse volte, prima di iniziare a lavorare sulle aziende, di far incontrare delle start-up con delle PMI, perché noi pensavamo che da quell'incontro potesse nascere un match. Lo vedevamo dall'esterno, ingenui, fortemente ingenui. Quello che cadeva è che l'imprenditore, in presenza della start-up, più o meno, se non era una persona che era particolarmente legata ai concetti di innovazione, aveva due direzioni. O diceva ai ragazzi, bello questa idea, bello questo brevetto, quando volete per vendermelo. Oppure diceva, ma voi due siete forti, venite a lavorare per me. Quindi il concetto di innovazione che entra in un'azienda, e quindi dell'open innovation, è qualcosa che è ancora distante dal mondo imprenditoriale. Come si gestisce l'innovazione? Qui ce lo esplodiamo ovviamente rapidamente. E con chi si fa l'innovazione? Perché molto spesso quando l'azienda raggiunge un buon livello di maturità, quindi sa relazionarsi con le start-up e quindi sa le proprie esigenze, quali possono essere, ma dove le vado a cercare, dove vado a prendere delle persone che possono risolvere quindi delle mie esigenze specifiche. Allora, quali sono le azioni che organizziamo in una PMI affinché si possa generare innovazione continua? Innanzitutto noi entriamo, parliamo con l'imprenditore o con l'amministratore delegato e si fa un assessment dove si cerca di identificare le dimensioni, delle caratteristiche anagrafiche dell'azienda, più si cerca di capire quali sono le persone di riferimento che hanno delle responsabilità in azienda, quindi tutto il C-level. Dopo che è stato fatto un primo incontro quindi con l'amministratore, ci si riunisce con il C-level e con l'amministratore e si inizia appunto a trasferire i concetti di innovazione, che significa ragionare, interrogare il modello di business, si analizzano quelle che sono
le potenziali idee che quell'azienda può produrre. Quindi è il C-level che direttamente fa delle proposte su che cosa io posso realizzare all'interno della mia azienda. Vi faccio un esempio. Noi abbiamo lavorato con un'azienda che produce occhiali, che è stata, ha vinto anche il premio SMAU Innovazione. Quando siamo entrati in questa azienda e c'è stata la fase di idea generation, era il momento in cui Meta aveva lanciato insieme a Ray-Ban gli occhiali con la telecamera, il C-level ha iniziato a ragionare su tutti quelli che potevano essere dei nuovi business che l'azienda produttrice di occhiali poteva realizzare. Una delle idee interessanti è stata: noi lavoriamo l'acetato, siamo bravissimi nel lavorare l'acetato, il sistema sanitario usa l'acetato, perché non creiamo una linea per servire il sistema sanitario? O un'altra delle idee a quale si è ragionato è: io vendo a un cliente che magari non conosco, perché sto vendendo a un ottico. Quindi nel momento in cui io vendo a un ottico, come posso performare il lavoro dell'ottico affinché riesca a vendere meglio? Quindi una società di servizi. Diciamo, queste sono le idee che sono nate come sempre per alimentare il concetto di innovazione nel modello di business. Ovviamente quando però l'azienda si interroga sulle possibili idee, analizza quello che è il contesto territoriale, il contesto del mercato, quindi quali sono i trend di mercato, dove il mondo sta andando, perché non si può ragionare a delle innovazioni senza guardarsi all'esterno, e si critica l'attuale modello. Quindi sia con interviste singole, sia in maniera diffusa, con dei laboratori insieme a tutto il C-level, si va a ragionare sull'attuale modello e quali sono le criticità del modello di business attuale. Si scelgono le idee che vengono portate avanti, sempre con l'azienda di ottica, ad esempio sono state da 15 idee emerse, ne sono state scelte 3, e queste 3 poi hanno seguito un percorso per essere validate, prototipate, andate sul mercato e poi diciamo magari ci sarà la parte finanziaria. E si crea un innovation board. L'innovation board è la parte essenziale di questo processo, perché l'azienda, oltre a fare un percorso di generazione di idee, quindi una formazione sicuramente importante sul personale, cambia il mindset del personale, una persona che magari responsabile di produzione a cui nessuno aveva chiesto niente, inizia a chiedere: ma tu che ne pensi? Come potremmo creare dei nuovi prodotti? Quindi tu ovviamente stai dicendo al tuo C-level che non è l'unico l'imprenditore che innova, ma è tutto il primo livello che interroga il business e propone delle soluzioni di innovazione. Ma se fai questo, tu devi creare un organo interno che poi dopo è in grado di leggere il flusso e ovviamente controllare tutte quelle che sono le richieste che possono emergere o dai dipendenti oppure dal management stesso. Quello che poi andiamo a fare è il processo tipico che noi facciamo con le startup. Quindi scelte queste 3 idee, l'innovation board coordina, che è fatto sia da magari un C-level all'interno con una persona esterna del team dell'incubatore, e coordina i 3 team costituiti da 3 dipendenti per poter portare avanti le idee di business. Cioè la parte ovviamente di validazione, dove si invalidano le ipotesi. Noi abbiamo fatto delle ipotesi, pensiamo che questo prodotto, questo servizio possa risolvere un problema. Ok, perfetto, verifichiamo sul mercato se effettivamente risolve questo problema. La parte di prototipazione, quindi andiamo a venderlo, realizziamolo, vendiamolo e capiamo se effettivamente qualcuno può comprare il nostro prototipo. E la fase di go to market. Abbiamo capito che veramente abbiamo validato il nostro servizio, siamo riusciti a venderlo, ora dobbiamo metterlo sul mercato in maniera seria. In questa fase ci potrebbe essere bisogno di risorse finanziarie nuove. Il tema è ovviamente l'imprenditore può mettere capitali propri, ovviamente l'imprenditore può usare i flussi di cassa dell'azienda per realizzare il prodotto, però questo è in una cultura finanziaria, diciamo ordinaria, standard. Quello che diciamo noi, ma finanziamolo in un modo nuovo. Facciamolo ad esempio con un mini bond o con un'obbligazione. Perché il mini bond? Perché il mini bond è un'operazione finanziaria che la si costruisce dialogando con l'investitore, ma sulla misura delle esigenze di cassa dell'imprenditore. Quindi se io penso che la mia startup non produrrà cassa, se è una startup non produrrà cassa nei primi 2 anni e mezzo, 3, io mi faccio un'operazione finanziaria nei quali magari il mio piano di ammortamento inizia a 36 mesi dell'obbligazione, o col crowdfunding, dove faccio investire all'interno del mio progetto imprenditoriale, me come azienda ovviamente, quelli che possono essere tutta una serie di fornitori, attori, stakeholder interessati a questa tipologia di prodotto.
arriviamo verso le conclusioni. Quali sono gli scenari quindi che si generano in azienda? Dopo tutto questo percorso, sulla base della nostra esperienza, quello che abbiamo visto è che l'azienda, la PMI, è organizzata per creare innovazione continua, ma soprattutto il dipendente si sente autorizzato a magari a parlarne della sua idea di innovazione all'interno dell'azienda, perché poi il dipendente diventa co-founder di quel progetto, non viene estromesso, l'idea non gli viene rubata, quindi si crea un circolo virtuoso di innovazione e soprattutto l'approccio con il quale si lavora cambia totalmente, perché ovviamente se io faccio delle stesse azioni quotidianamente ma inizio a interrogare quello che è il business, posso ottenere dei risultati totalmente diversi. L'altro invece è che in questo momento l'imprenditore ha la cultura per poter fare open innovation, cioè solo se tu hai capito come poter dialogare, rapportarti con una startup e soprattutto come poter essere, cioè noi ci capitano degli imprenditori che ci dicono: io ho investito in questa startup, non so se va bene o va male, ma perché ovviamente se tu non sei abituato a leggere quelle che dicevamo prima, le metriche di una startup, è complesso relazionarsi con una startup, l'investimento è buttato. Se io non so che se investo in una startup, che soprattutto in una fase magari iniziale, devo seguire quell'investimento, devo essere organizzato per seguirlo. Non posso pensare che quell'investimento vada avanti da solo. Quindi a questo livello che fa l'impresa? Può fare tanto, può fare hackathon interni nel quale praticamente lancia delle sfide ai dipendenti, li risolvono, inizia a fare degli hackathon esterni, quindi lancia delle sfide di innovazione, cerca magari soggetti tra università, startup esistenti e quindi poi è in grado di selezionarli e sa come portarlo a board, può iniziare a fare degli academy più strutturate su delle tematiche magari più verticali. Questo è un po' in linea di massima lo scenario che noi abbiamo fatto in diverse aziende, un prodotto che è venuto un po' dalla nostra esperienza e praticamente quello che noi viviamo come problema oggi, ma magari maggiormente rispetto al passato, è che oggi, se io non conosco bene quali sono le esigenze del mio cliente, perché il mio cliente sta scegliendo i miei prodotti, può accadere che una piccola startup nata magari nei sobborghi di Boston parla al mio cliente, raggiunge il mio cliente con un'offerta molto migliore di quella che io come azienda sto offrendo. Quindi il cambiamento noi pensiamo che sia ora più che mai un elemento sostanziale per la sopravvivenza. Non so se avete delle domande, ma questo è tutto. Grazie allora.